Ciao a tutti, oggi voglio condividere con voi questa acconciatura che ho riproposto nel mio canale in inglese di cui vi lascio il link nel box informazioni e quindi se volete vedere come io ho ricreato questa acconciatura vi invito a guardare il video. La prima cosa che ho fatto è stata spazzolare, spazzolare, spazzolare i miei capelli in modo che tutti i nodi che potevano esserci sarebbero stati eliminati. E poi ho continuato a pettinare in modo tale che la mia pettinatura fosse il meno scompigliata possibile, perché come potete vedere dalle foto è una pettinatura abbastanza elegante e può essere facilmente riproposta per un evento oppure un'occasione speciale. Una volta legati i miei capelli in una coda di cavallo, li ho raccolti in uno chignon e ho utilizzato la ciambella di H&M. E a questo punto ho posizionato i miei capelli tutti intorno alla ciambella, proprio come si vede nel video, e poi li ho fermati con un laccetto elastico di modo che esso non può essere visto una volta che io andrò a fare la mia treccia e andrò ad arrotolarla intorno ad esso. Una volta che ho messo in sicurezza appunto il mio chignon, posso cominciare ad intrecciare con i capelli che rimangono fuori nel metodo della treccia regolare. E per quanto riguarda questa, l'ho realizzata abbastanza larga in modo che non dovessi andare a tirarla poi una volta finito per farla sembrare più grande, più larga. Ed anche in questo caso, prima di cominciare a fare la mia treccia, ho spazzolato nuovamente i miei capelli. A questo punto potete cominciare a girare la treccia intorno allo chignon e fissarla con dei ferretti. Spero tanto quindi che il tutorial vi sia piaciuto, se sì non dimenticatevi di scrivervelo nei commenti e farmi sapere qual è il prossimo video che volete vedere.